Allora, buongiorno, sì, ormai aveva già detto tutto la professoressa Gidella Gellini. Sì, io a differenza di molti ospiti che vengono presso questo corso, non sono un artista tutto campo, nel senso che io mi definisco più un architutto, nel senso che faccio l'architetto, ma anche altre cose, tra cui l'artista. Ultimamente, come diceva Gisella, mi sono occupato anche di light art. La mia connessione con la light art e con l'arte avviene attraverso lo studio della percezione visiva. Io è dal 91-92 che insegno percezione visiva, per cui ho tratto dallo studio della percezione visiva degli argomenti che ho poi applicato sia nella mia professione come di architetto, designer, grafico e anche come artista. Infatti vi farò vedere la connessione che c'è tra le mie opere artistiche e la percezione visiva. Io inizio, già fatto questo incontro altre volte, sì, io vi spiego che cos'è la percezione visiva e perché è importante per voi studiare percezione visiva. Se io venissi in questa classe e dico vi saluto con un messaggio scritto, vi saluto con questo messaggio scritto, leggetelo. Chi è riuscito a leggerlo tutto? Temo nessuno sia riuscito a leggerlo tutto. Perché? Perché è stato costruito proprio in contraddizione con i principi studiati dalla percezione visiva. Se io lo stesso messaggio ve lo faccio leggere così, voi vedete che, ma forse prima che il tempo scada, voi l'avete letto tutto. Perché? Perché è stato costruito pensando come funziona il nostro cervello, quali sono i principi organizzativi che entrano in gioco e quindi siete riusciti a leggere in maniera direi perfetta. Percezione, questo termine percezione, se adesso io non sto a leggere tutto perché finisce che passeremo magari il pomeriggio a leggere. Nel termine percezione, noterete, poi io credo che vi verrà data o potrete ritrovare questa lezione in rete, quindi al limite approfondite poi voi il testo. Percezione ha a che fare sempre con dei processi, intuitivi, con sensazioni, con cose che avvengono, prima di prendere coscienza di quello che in realtà voi state vedendo. Cioè, voi osservate un qualcosa, dovete organizzare, catalogare, cercare di capire quello che avete davanti e dopo gli date un'interpretazione. Qualche anno fa, anzi ormai 2 anni fa, c'era questa serie televisiva del New Pope, no, di Sorrentino. A un certo punto appare questo personaggio equivoco che dice perception is everything, no? E a me ha colpito, dice è vero, la percezione è tutto. Lui parlava, diceva io devo andare in Oriente, sono convinto che la mangino i cani, quando mi portano un pezzettino di carne io sono convinto sia cane, no? Quindi questo per indicare che cosa? Che quello che noi andiamo a leggere è mediato da qualcosa che succede prima, da qualcosa che ho dentro nella testa, sia dal punto di vista esperienziale, sia, come dicono i gestaltisti, innata. Allora io mi sono permesso di dire, creo una nuova parola, perché è sbagliato dire percezione, no? Cioè, percezione è composta da una parte per, cioè nel mezzo, e capere, prendere, no? Come ci sono tante parole che hanno percepire, concepire, eccepire, sono tutto un suffisso più prendere. In realtà è sbagliato dire percezione, perché prendere per mezzo ha un certo significato. Per noi sarebbe più corretto dire precezione. E quindi magari un domani, anziché di percezione, parleremo di precezione. Anche qui non sto a leggere tutto. Però che cos'è l'arte, visto che parliamo di light art? Light art sottende, scusate, light art, il nome arte sottende un valore estetico. Nella interpretazione del nome estetico, voi andate a vedere sui dizionari,
si associa questo termine estetico con sentire, con percepire. Quindi vedete che anche qui sono cose, nella visione dell'arte, cose che avvengono prima. Quindi per voi, è sotto lo scritto in grosso, il primo approccio che il fruitore ha con qualsiasi artefatto viene principalmente attraverso la vista. E quindi voi designer dovete sapere come funziona quello che succede prima per riuscire a comunicare, sia che voi facciate dei progetti di design, sia che facciate dei progetti di grafica, sia facciate dei progetti di allestimento, dovete sapere come il fruitore organizza e vede quello che voi gli andate a presentare. Visione e percezione. Io vedo qualcosa, c'è un atto fisiologico attraverso il mio occhio, quindi io vedo della luce, questa luce arriva sulla retina, viene trasformata in impulsi elettrochimici, arriva al cervello. Fase fisiologica finisce qua. Poi c'è invece la fase che interessa noi, la fase psicopercettiva. Io devo capire e devo organizzare questo materiale ottico e dire: ok, qui c'è un gruppo di tavoli, lì c'è un gruppo di persone. Quindi io organizzo, qua mi trovo in un ambiente tridimensionale, quindi io devo organizzare il materiale ottico prima ancora di poi interpretarlo. Dopodiché c'è la fase semantica, chiamiamo, e a questo punto io do un'interpretazione a quello che vedo e faccio, appunto, posso fare dei ragionamenti. L'insieme di queste tre fasi è l'atto della visione, no? Perché io vedo qualcosa che ha un significato. Poi, e quello che è interessante, c'è stato un libro di questo, è un economista, è uno psicoeconomista chiamato, neuroeconomista, pensieri lenti e pensieri veloci. Lui dice che il nostro cervello funziona con due sistemi, un sistema 1 e un sistema 2. Sistema 1 è un sistema assolutamente automatico. Se io vi dico 6x6, tutti voi sparate 36, no? Perché? Perché 36? Ma non perché avete fatto il conto, ma perché tabelline che avete fatto, avete studiato durante le elementari, 6x6, 36, 5x4, quasi, eccetera, eccetera, tutti questi suoni, no? 6x8, 48, sono tutti suoni che avete memorizzato, ma non fate un ragionamento. Quindi fate intervenire il sistema 1. Ma se io vi dico 6x6 più 5 più 4 più 3, un momento, devo capire, devo applicare un ragionamento e quindi faccio intervenire il sistema 1. Ecco, una cosa importantissima che dovete tenere presente è che l'uomo, se possibile, non fa intervenire il sistema 2. Per qualsiasi cosa cerca di utilizzare sempre il sistema 1. Quindi voi dovete capire bene quello che succede nel sistema 1 in modo da far sì che il sistema 2 poi venga utilizzato bene. Nel sistema 1, ovvero nella fase psicopercettiva, noi abbiamo dei meccanismi comuni, tutti insieme, tutti abbiamo gli stessi meccanismi che ci permettono di organizzare il materiale visivo secondo gli stessi principi. Uno dei, forse, principi, no, il primo principio è quello che noi cerchiamo di fare meno sforzo possibile. Il secondo è quello che, per esempio, noi vediamo le linee verticali con facilità maggiore che qualsiasi linea inclinata. Perché? Perché da quando nasciamo noi ci rendiamo conto di quello che è l'asse di gravità terrestre e quindi una linea verticale la riconosciamo perfettamente. Una linea orizzontale va di conseguenza in quanto complementare alla linea verticale. Le linee oblique non abbiamo gli strumenti per leggere. Possiamo fare un'esperienza, anche perché, scusate, vado veloce, per cui magari cerco di salto in qualche parte, ma noi abbiamo anche delle cellule nel nostro cervello che ci permettono di vedere che reagiscono quando vedono delle linee verticali, e invece altre cellule che reagiscono in maniera indifferenziata quando ci sono delle linee oblique. Questo esempio che possiamo fare, una piccola esperienza, l'ho sempre fatta questi corsi, io vi faccio vedere un'immagine, cercate di memorizzare, poi vi faccio una domanda. Guardate com'è fatta questa immagine qui, dopodiché, ecco, brevissima, vi chiedo, quante linee verticali c'erano? Due, perfetto.
Quante linee a 45 gradi c'erano? 6. Ce n'era una. Ce n'era una, e questo vi dimostra, torniamo indietro, vi dimostra la facilità che noi abbiamo di leggere la linea verticale piuttosto che tutte le altre linee. Noi non abbiamo gli strumenti per poter leggere le linee oblique, sono tutte inclinate in maniera per noi neurologicamente uguali. Passiamo nel campo dell'arte, come viene utilizzata questa cosa qui della verticalità e orizzontalità. Spesso verticalità e orizzontalità viene associata a staticità e movimenti, staticità, ovvero valori, le forme sono ferme. Le inclinate vengono associate alla dinamicità. Non a caso ci sono questi due quadri famosissimi di Mondrian, assolutamente statico, o un quadro futurista assolutamente dinamico, quindi vedete, composto da un sacco di linee oblique. Gellini fuori. Allora, un gestalt. Io mi ritengo un gestaltista, ho ereditato questa chiamiamola passione dai miei studi pregressi. Io ho frequentato una scuola, appunto lo diceva prima la professoressa Gellini, dove insegnava Di Salvatore, insegnava Munari. Di Salvatore lo incontreremo dopo tra una slide, tra pochissimo. Lui ha messo proprio alla base della sua scuola lo studio e l'applicazione diretta della Gestalt. Gestalt è la psicologia della forma. Si basa su un'affermazione di uno filosofo austriaco, Christian von Ehrenfels, che vedete in alto: il tutto è più della somma delle singole parti, ovvero la forma, ecco, in tedesco la forma si dice Gestalt, quindi c'è anche questa associazione, no? La Gestalt è qualcosa di più e di diverso dalla somma dei singoli elementi, e questa è una cosa fondamentale, se ci pensate, perché vi abitua chi assume questa, chiamiamola filosofia, a progettare in un modo olistico. Cioè io quando affronto un progetto cerco di guardare a 360 gradi in giro al mio progetto, non mi limito a un unico aspetto. E questa mentalità di affrontare il progetto a 360 gradi viene proprio da questa disciplina gestaltica. La Gestalt in sé è nata nel 1912 ad opera di questi personaggi. Beh, questo personaggio più che è Wertheimer, più Kafka e Köhler sono i fondatori della disciplina gestaltica. Questi Wertheimer cosa ha fatto? Ha pubblicato uno studio sperimentale sulla percezione visiva del movimento che dimostra quello che c'è scritto nella prima frase: il tutto è più della somma delle singole parti, ovvero c'è qualcosa in più che non la somma di stimoli neuronali, c'è sicuramente qualcosa in più. Dopo vi faccio vedere l'esempio. Vi cito forse il più grande gestaltista che abbiamo avuto in Italia, che è Gaetano Canizza, e vi riporto questa frase che è assolutamente importante: la legge del tutto si impone su quello delle parti, o inversamente il destino delle parti è determinato dalla struttura globale, dal contesto. Vi faccio vedere un esempio che dimostra questa cosa qui: il destino delle parti è determinato dalla struttura globale, ovvero dal contesto. Se io vi dicessi, guardando queste immagini, secondo voi il quadratino, il scacchiere, il quadratino A è lo stesso colore del quadratino B o no? Probabilmente mi dicete no, questo è matto, vede male se mi dice che sono uguali. Proviamo, isoliamo i cosi. Voi vedete, sono assolutamente identici. Non è un artificio grafico, è proprio, sono assolutamente identici. Questo perché? Voi
percepite questo? Perché il contesto vi dà un'interpretazione, una percezione di quello che voi state osservando. Quindi il contesto vi dice: è una scacchiera, bianco e nero. Quindi una casella è nera e una è bianca. Che poi quella bianca sia in ombra e quella nera sia illuminata, percettivamente per me sono diverse. In realtà lo stimolo fisico è assolutamente uguale. Questa, vedete, l'importanza di capire, di inserire sempre i vostri progetti considerando il contesto. Ecco, questi sono gli studi sperimentali che dimostrano la validità della teoria gestaltica: il tutto è più della somma delle singole parti. Wertheimer ha pubblicato questo, ha preso due lampadine, una accesa, poi spegneva questa, accendeva l'altra, e ha cominciato a farle di seguito. E cosa si vede? Si vede, ditemelo voi, si vede che questo puntino si muove da una parte all'altra, ma il movimento non c'è. È il tutto è più della somma delle singole parti. Il movimento è quel più, quel valore in più che è dato appunto da, oltre la somma dei due singoli stimoli fisici. Poi Wertheimer, per dovere di cronaca, ha fatto un ampliamento, dice: questo lo chiamiamo effetto beta, dove c'è una lampadina che si accende e una che si spegne. Questo invece lo chiamiamo effetto phi. Cosa ha fatto? Spegne una lampadina in maniera regolare, e che cosa salta fuori? Non salta fuori questa lampadina che si spegne, ma sembra di vedere, qui si ferma, in realtà non dovrebbe, si vede come un pallino nero che continua a girare, ma quel pallino non c'è, non esiste. Quindi vedete, anche qua è un qualcosa in più della somma dei singoli stimoli. Per legare l'argomento arte alla Gestalt, vi cito Rudolf Arnheim, ha scritto questo libro Arte e percezione visiva, dove lui, proprio studiando le leggi della Gestalt, che la Gestalt ha lasciato alcune leggi che poi magari vedremo brevemente, molto brevemente, lui cerca di mettere in relazione quello che è l'arte, la manifestazione artistiche dell'uomo con la Gestalt. Adesso non sto a leggere tutte quello che ha scritto, poi andate a vedere. Cito solo un altro psicologo che ribadisce la teoria della semplicità, sistema 1. No, Musatti, questo psicologo italiano, dice: il risultato percettivo dell'organizzazione finale, l'organizzazione percettiva finale, sarà quello più semplice, quello più parsimonioso. Pensate, chiamiamola anche qui, è un principio basilare in tutti noi cerchiamo di fare sempre il minor sforzo possibile. Quindi qualsiasi cosa noi guardiamo, cerchiamo di organizzarla in maniera più semplice possibile. E questo lui lo chiama omogeneità massimale. Vabbè. Questo principio della lettura per forme semplici ce l'abbiamo per esempio con questo esempio qua che vi faccio vedere. Guardate questa spiaggia di sassi. Io sono sicuro che c'è un sasso che vi ha colpito in maniera maggiore che non degli altri. Esiste, no? Sì, penso che li avete visti. Adesso non voglio chiederlo a voi, però sicuramente questo sasso qui vi ha colpito in maniera particolare. Perché? Perché è quello che i gestaltisti chiamano una forma buona, quindi con determinate caratteristiche di regolarità, compiutezza, staticità, geometria, eccetera. Quindi voi vedete che noi siamo progettati, il nostro cervello è progettato per questo, come posso dire, utilizzo, questa ricerca della semplicità. Vi dicevo, la Gestalt ci ha lasciato delle leggi che non sto adesso a illustrarvi, chiaramente non abbiamo tempo, per cui lui, la Gestalt, dice che noi organizziamo il materiale ottico per vicinanza, per somiglianza, per chiusura, per movimento comune. Quindi attraverso questi principi
ci forniscono delle, come posso dire, usiamo la parola giusta, delle costanti vettoriali della percezione, no? Quindi attraverso questi principi io organizzo il materiale ottico e queste sono costanti vettoriali della percezione perché sono costanti per tutti noi. Quindi tutti organizziamo il materiale ottico in questo modo. Torniamo un attimo indietro, gestalt e progetto. C'è qualcuno che ha fatto il classico qua? Uno, ok. Saprai venire progettare, pro-iacere, no? Gettare avanti. Pensate, permettetemi una metafora. Io prendo, vado in strada, prendo un sasso, chiudo gli occhi e lo getto avanti. Se mi va bene, casca così. Se invece va male, prendo un signore in fronte e gli faccio del male, no? Voi getterete, voi progetterete dei progetti avanti, non dovete farlo alla cieca. Torniamo al sasso, io sono su una spiaggia, prendo un sasso, innanzitutto tengo gli occhi aperti, comincio a guardare che forma ha, che peso ha, gli faccio fare un movimento particolare e riesco a fargli fare anche 10 salti sull'acqua. No, vedete che il gesto è lo stesso, pro-iacere, gettare in avanti, ma il risultato è opposto. Quindi anche voi dovete gettare in avanti i vostri progetti pensando a dove andrà a ricadere e come dovrete progettare questo lancio, no? Vabbè, questo di cultura generale, poi andiamo avanti più velocemente. C'è questo Semir Zeki, neuroscienziato, che è stato l'inventore della neuroestetica. Tra le tante cose che lui sostiene, dice che un'opera d'arte è stata creata e viene percepita in quel modo perché sia il cervello dell'artista sia il cervello del fruitore, dell'osservatore, sono strutturate allo stesso modo. Quindi c'è una corrispondenza neurologica sulla progettazione e sulla fruizione dell'opera d'arte. Vabbè, queste possiamo saltarle, andiamo via veloce, se no. Ecco, solo una piccola inciso, abbiamo detto che tutti organizziamo il materiale ottico secondo gli stessi principi ed è una cosa che ci deriva ancestralmente da quando forse eravamo degli Homo sapiens ed è una questione di sopravvivenza. Noi guardando qualcosa tra le foglie applichiamo un principio che è quello che i gestaltisti chiamano legge della somiglianza, quindi guardiamo, organizziamo tutte le macchie colorate che hanno lo stesso colore e riusciamo a capire che dietro le foglie c'è un animale grosso, per cui o lo caccio o scappo, no? Come qui così. Ecco, quindi vedete, questi metodi organizzativi del materiale ottico derivano da questioni di sopravvivenza, tant'è vero che abbiamo visto che siccome gli animali si mimetizzano anche contro altri animali allo stesso modo, vuol dire che i principi di organizzazione percettiva sono uguali sia per l'uomo che per molti animali. Per la rana no, per esempio, perché la rana vede solo le cose che sono in movimento. Ecco, adesso vediamo alcune cose basate sul... adesso qui facciamo già un salto di 5 o 6 lezioni nel mio corso. Io faccio fare degli esercizi, per esempio, sui rapporti figura-sfondo, ovvero che ci sono delle figure che possono venire interpretati in due modi differenti. E questi sono tutti immagini che voi conoscete probabilmente molto bene, che hanno due interpretazioni, l'omino che suona il saxo o il volto di Sarah Nader, la Formula 1, la Rai, che qui vedete due volti, o la farfalla, quindi vedete c'è un rapporto figura-sfondo. Questo è una dimostrazione che si può perfettamente capire quello che viene letto come figura e quello che verrà letto come sfondo studiando determinati principi. Io vi dico... voi vedete qui ruotare delle croci nere e delle croci bianche alternativamente. Perché? Perché quello che vedete come figura è la figura chiusa e la figura
più convessa, dove io vedo una convessità, tendo a scegliere quella figura come una, come col ruolo di figura, mentre il resto resta sfondo. Tantissimi artisti hanno giocato su questi rapporti figura-sfondo, tra cui faccio vedere Bruno Munari, questi quadri negativo e positivo, piuttosto che Vasarely ha fatto questa scultura Amor, anche qui si vedono un volto in nero, ma anche si riesce a vedere un volto in bianco. Dalì si vede un insieme di persone, poi ci si rende conto che c'è nascosto il volto di Voltaire. Ecco, questo abbiamo, tanto per farvi vedere che cos'è il rapporto figura-sfondo. Una cosa usatissima che viene utilizzata moltissimo in campo grafico è la chiusura psicopercettiva. Noi siamo predisposti a leggere figure chiuse. Lo vedete qua, questo è diciamo, l'esempio che ha usato Kanizsa per dimostrare il fenomeno della chiusura psicopercettiva. Lei dice qua, io chiudo un triangolo equilatero. Questo principio della chiusura viene utilizzato tantissimo. Qua io vedo, prima di vedere, scusate, che questo è un cuore, cioè io prima vedo che è un cuore, leggo I love Italian shoes, dopodiché mi rendo conto che è composto da delle scarpe, no? E quindi prima vedo la chiusura e poi vedo l'oggetto. La C di Carrefour, per esempio, qua così si vede una C che, oh mamma mia, che spesso non viene rilevata, anche perché devo dire i grafici della Carrefour avevano cambiato questa C nel loro marchio e per cui non si riusciva più a leggere, non c'era un collegamento diretto. La Gazzetta Svizzera, stupendo, trovo questo inserire la croce svizzera tra due Z, si percepisce appena, ma è molto fine come grafica. Ecco, questo per vedere, passare a quello che è anche un po' artistico, questi sono degli esercizi che sono stati fatti in Messico da un workshop che avevo fatto qualche anno fa. Esercizi sulla chiusura psicopercettiva dove abbiamo abbinato, visto che l'argomento è la luce, abbiamo abbinato l'esercitazione sulla chiusura psicopercettiva con l'illuminazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo disegnato delle tavole che si leggono per chiusura psicopercettiva, sono state tagliate lungo i bordi alcune parti, dietro è stata pitturata superficie del retro della composizione con dei colori fluorescenti ed è stata illuminata poi con una luce ultravioletta. Ecco, quello che il risultato è questo, sicuramente molto piacevole. Si riescono a vedere appunto questi aloni di colorati che in certi casi nascondono un po' le forme per chiusura. Ad esempio, voi qui così riuscite perfettamente a leggere un triangolo, no? Però il fatto che è stato usato il colore vi porta un po', vi costringe a un lavoro maggiore, quindi una maggiore partecipazione all'opera del. Questo è un altro esercizio, sempre sulla chiusura. Devo dire che è stata una cosa piuttosto piacevole come esercitazione. Abbiamo fatto un workshop di un pomeriggio. Tantissimi, poi vi ho detto, chiusura è usatissima in grafica, nell'arte. Qui vediamo Max Huber, sì, tutte queste parti vengono connesse tra loro con una specie di tessitura, no? Utilizzando appunto delle linee latenti, dei percorsi visivi psicopercettivi. Sicuramente questo gioco, questo paradosso visivo di Magritte, anche qui abbiamo un doppio uso sia della chiusura psicopercettiva sia dei rapporti figura-sfondo. Ecco, qui permettetemi vi faccio vedere brevemente questo, il mio maestro che è stato appunto Di Salvatore, che
che mi ha introdotto allo studio della Gestalt, io l'ho applicata e dal punto 91 io insegno questa disciplina, proprio perché me l'ha trasmessa lui. Lui era anche un artista e faceva appunto dei quadri, ne vedete dietro uno. Qualcosa ho fatto, cominciato a fare anch'io, ispirandomi appunto a queste cose. Questo è un quadro che ho fatto nel 2008 attorno al triangolo. Qui vedete, interviene sicuramente la chiusura psicopercettiva, il triangolo si chiude perfettamente anche se non si vedono perfettamente i confini. Stessa cosa qui, arco rivelatore, anche qui si chiudono queste forme geometriche, vedete, quadrato, triangolo, cerchio, grazie a questo arco di cerchio che mi dà dei suggerimenti. Stessa cosa qui, la chiusura del cerchio, anche se i confini non sono perfettamente disegnati. E stessa cosa qui, queste si chiamano superfici anomale, come le aveva definite Marcolli. Vedete, sono due sistemi assolutamente opposti. Una riga ospita forme rettilinee come il quadrato e il triangolo, e un insieme di righe ospitano invece le forme curve, i cerchi. Ci sono poi delle sovrapposizioni nere, da cui il titolo dell'opera. Ho giocato anche, sempre nella mia fase pittorica, con quello che Kanitz chiama l'errore del gestaltista. Gli ho detto, noi non vogliamo mai fare sforzi nel guardare qualcosa, cerchiamo di fare sempre il minimo sforzo. Se io vi faccio vedere queste immagini qui, voi qui probabilmente vedete una lambretta che ha un predellino per sei persone, qua probabilmente fate fatica a vedere due elefanti, vedete probabilmente un elefante con la pancia allungata. La stessa cosa qui, ancora più evidente, vedete un quadrato grosso, anche se sapete che sotto c'è una struttura fatta a quadratini, vedete un quadrato grosso, e qui vedete una croce. Perché, ripeto, non volete fare sforzi, e non li voglio fare neanch'io. Allora anch'io ho fatto un'opera come questa, che ho chiamato 12 perché deve essere 12 la distanza tra queste due, sono un dittico, due dipinti. Geometricamente qui sicuramente ci sta un quadrato all'interno dello spazio lasciato tra i due quadri, ma non si riesce percettivamente a vederlo perché è troppo sforzo, anche se so che c'è, non si riesce a nemmeno immaginarlo. Torniamo un attimo, il tutto è più della somma delle singole parti. Un'altra dimostrazione lampante della validità della teoria gestaltica sono le illusioni ottiche. Se voi considerate una visione, chiamiamola così, come una somma di stimoli luminosi, l'illusione non avrebbe senso. Qua vedete due linee parallele, qua vedete due segmenti uguali, qua vedete dei pallini tutti disposti su una stessa linea. Se io associo a queste forme, quest'altre forme a raggiera, queste si curvano. Quindi voi vedete, io non ho fatto nessuna azione, il mio stimolo visivo, il mio stimolo luminoso, chiamiamolo, è sempre lo stesso. La riga resta dritta, però viene deformata, cambia. Quindi vedete, il tutto è più della somma delle singole parti. Qua così, di colpo, quello azzurro diventa piccolo. Perché? Perché il dintorno ottico ha un'influenza su quello che io vedo. Questi qua, di colpo, diventano ondulati, quindi non si vede più quella regolarità che c'era prima. Quindi vedete come ha validità questa affermazione. E anch'io ho detto, vabbè, ispirato a queste facciamo qualcosa ispirandomi soprattutto all'illusione di Giovannelli. Ordine caldo e disordine azzurro. Voi vedete, forse a quello di sinistra si percepisce un ordine maggiore, ma quello
a destra è un gran disordine, però entrambi hanno sotto una struttura molto ben definita. Ci sono appunto dei cerchi, sia in un caso che nell'altro, che appunto restano sotto. Quindi voi vedete come anche qui il dintorno ottico, quello che circonda la mia struttura fatta dai cerchiolini piccoli, cambia e mi crea appunto un disordine, in questo caso disordine azzurro. Percezione della qualità dello spazio. Lo spazio può essere bidimensionale, rarissimo, proprio difficilissimo trovare qualcosa che viene letto come bidimensionale. Non dico che è quasi impossibile, ma difficilissimo. Anche se prendo due carte e le metto una sopra l'altra, comunque una la percepisco davanti all'altra. Quindi lo spazio bidimensionale è proprio una qualità molto rara. Si può percepire lo spazio tridimensionale attraverso anche qui costanti vettoriali della percezione, che possono essere la grandezza dell'immagine retinica, ovvero un'immagine vicina grande corrisponde a un oggetto vicino a me, un'immagine retinica piccola corrisponde a qualcosa di più lontano. Tra lui in prima fila e la ragazza là in fondo sicuramente c'è un'immagine retinica molto diversa. Altro sistema è percepire la tridimensionalità attraverso la convergenza prospettica. Convergenza prospettica è una cosa sicuramente più evoluta. Anticamente probabilmente non c'erano tante linee parallele come ci sono oggi nelle nostre città, nei nostri ambienti urbani. Pensate a dei villaggi aborigeni, probabilmente loro continuano a vedere la tridimensionalità attraverso la grandezza di immagine retinica, non attraverso la convergenza prospettica. Ecco, guardando un'immagine di questo tipo, noi sappiamo di trovarci davanti a una superficie bidimensionale. È un quadrato, scusate, è un quadro, quindi è piatto, lo so, ma io leggo che cosa? Leggo uno spazio tridimensionale, quindi mi adeguo consciamente a questa illusione. Io leggo un gruppo di persone davanti, qualche persona un po' più lontana, la chiesa o quello che è il battistero là in fondo con delle persone ancora più lontane, leggo questa convergenza prospettica, quindi la mia immagine psicopercettiva è tridimensionale, però la mia immagine invece l'azione che io faccio è quella di leggere una superficie bidimensionale. Questo quadro di Giovanni Battista Piranesi sicuramente gioca, la lettura della tridimensionalità gioca con la convergenza prospettica, si vede proprio questa profondità legata a questa convergenza prospettica. Chi secondo me usa la convergenza prospettica forzandone la sua natura, possiamo dire, è sicuramente l'artista che vedrete dopo, che è Carlo Bernardini, che a mio avviso crea queste convergenze, che io le vivo come convergenze prospettiche. Poi vi spiegherà lui come riesce a farle, non anticipo niente, non spoilerò niente. Io stesso qualche cosa ho fatto anche qui con la convergenza prospettica. Questo è un quadro che ho fatto qualche anno fa, anche qui vedete c'è una convergenza prospettica verso sinistra. Ho fatto una scenografia anni fa dove ho deformato tutti gli arredi, adesso qui non si vede, c'erano altri arredi, tutti deformati appunto utilizzando convergenza prospettica. Vedete qui c'è una sedia tutta deformata, la commedia era il malato immaginario, quindi anche qui la malattia era di immaginazione, no? Quindi qualcosa di psichico. Ho fatto qualcosa considerando i margini della composizione, ovvero il completamento modale, perché un quadro è composto da qualcosa che io vedo fisicamente, ma ci sono delle parti all'esterno che io posso far percepire. Così, per esempio, vedete queste parti, quelle parti che ho segnato in rosso, psicopercettivamente ci sono, ma non ho uno stimolo visivo, non le vedo. Però io posso farle percepire, quindi io
pago uno, ma do ai fruitori due, perché gli do uno spazio maggiore. Ecco, come questo quadro di Russolo, voi vedete, ha lavorato sui margini. Questo dinamismo degli automobili viene da destra, da lontano, perché questi raggi sono molto ampi da lontano, ma si impatta sul margine sinistro. Il margine sinistro, voi vedete, non può andare avanti, si ferma. Quindi vedete che con quello che lui ha costruito ha dato una qualità al margine, proprio di dargli appunto una qualcosa che si ferma a sinistra. E ecco, la stessa cosa ha fatto capolavoro di Walt Disney, la parada, la parade degli elefanti rosa, no? Che si vedono questi elefantini che girano sullo schermo, quindi danno una fisicità al bordo dello schermo, no? E io ho fatto omaggio a Walt Disney, anch'io ho cercato di dare una fisicità sul lato destro e lato sinistro, poi alla fine vedete che nella parte alta i miei cerchi escono, quindi il margine acquista un'altra fisicità. Stessa cosa qui, riflesso su un margine virtuale, il margine sotto diventa molto duro perché questa V bianca ci rimbalza sopra. Organizzazione percettiva, gli ho detto, le leggi della Gestalt sono molto forti. Inizialmente, guardando queste immagini, voi le organizzerete percependo il tutto, quindi inizialmente vedrete una I, una 8, un rombo, un'altra I, e procederete a leggere così, e sotto probabilmente inizialmente leggerete un qualcosa che assomiglia a un pesce. In realtà, se voi andate a vedere, questa è una scritta e la stessa cosa è di sotto, uomo, no? Questo serve per dimostrare che l'esperienza delle volte non è sufficiente a battere le leggi della Gestalt. E allora io ho giocato su questo uomo facendo questa scultura che si rivela essere uomo nel momento in cui vado a mettere degli specchi sotto una parte di questa configurazione e si vedono perfettamente le due O e quindi si legge perfettamente uomo. Un'altra cosa che ho fatto sono i completamenti verbali. Qua vedete delle forme che assomigliano a delle lettere, però non avete la certezza di cosa c'è scritto fin quando uno specchio non vi permette di leggere, raddoppiare questa cosa che sembra una V, in realtà diventa una X e quindi si legge perfettamente sex. Percezione attraverso la luce, veniamo a chiudere perché sennò qui andiamo troppo lungo. Noi siamo, vabbè, questo posso saltarlo perché non ha una attinenza, beh sì, però è divertente. Noi siamo abituati a leggere l'illuminazione che viene dall'alto, il sole è in alto, no? Quindi la fisicità di quello che io vedo la vedo attraverso l'ombra che i corpi generano. Quindi io qua vedo un cratere a sinistra e una bolla a destra. Se io contrassegno una col blu e l'altra col rosso e ribalto la cosa, ecco che dove c'era il rosso vedo invece un cratere e dove c'era il blu vedo una bolla. Perché? Perché interpreto sempre questo materiale ottico come illuminato dall'alto. Quindi la luce è assolutamente importante nella progettazione, no? Questo quadro di Edward Hopper è assolutamente importante per come Hopper ha utilizzato la luce. E io ho utilizzato la luce inizialmente sotto forma di laser, avevo utilizzato dei laser che tra l'altro mi aveva prestato inizialmente il fratello di Cecilia Brianza, questi laser che io ho cominciato a usare facendo delle opere, adesso vi faccio vedere, ma ho fatto anche delle, sempre partendo dalla percezione, delle associazioni forma-suono. Sono stati fatti da parte dei gestaltisti prima e poi da tanti neuroscienziati delle associazioni, dice, ma il suono o meglio la forma può essere associata a un suono? I primi sono stati questi,
una palla grossa e una palla piccola, hanno detto c'è un suono che fa mil e un suono che fa mal. Quale è mal e quale è mil? Sicuramente tutti hanno detto mal è quello grande e mil è quello piccolo. Ed è, questa è stata una dimostrazione anche qui di una costante vettoriale della percezione. Poi hanno fatto queste con Takete e Maluma. Secondo voi quale qui è Takete e quale è Maluma? Perfetto, ok. Stessa cosa succede qui, stati fatti ancora più avanti, anni più avanti, sempre con studi più evoluti. Kiki e Buba. Qual è Kiki? Ovviamente questo. Qual è Buba? Chiaramente questo. Allora io ho preso questo Kiki e Buba e ho fatto quest'opera in cui che ho chiamato due Kiki, 2 metri di Kiki e 2 metri di Buba. Ho fatto una scultura lunga, 2 metri, tutta spigolosa e lunga, tutta ondeggiata, appunto illuminata col laser che gentilmente suo fratello mi aveva prestato e poi ho comprato anch'io, e ho fatto quest'opera qui, sicuramente piacevole, vedete, si vede tutta una parte molto spigolosa e invece una parte tutta ondeggiante, non si ha dubbio su quali sono i 2 metri di Kiki e 2 metri di Buba, ecco, vista illuminata è questa, è così. Poi ho fatto delle altre opere cercando sempre associazione suono forma illuminata con laser, questa è chiamata Spritz, si vede una S qualcosa di sibilante, una R qualcosa che vibra e una Z che spara, no? Le ultime opere invece partono anche da questo principio, il colore è generalmente più forte della forma. Quindi il potere organizzativo del colore è sicuramente più forte di quello della forma. Qua voi vedete un banana, una banana e una mela fucsia e non vedete 3 banane di diverso colore. Prima analisi vedete questo, no? E poi che cosa mi ha portato alle ultime opere? Quello che si chiama il colore film, il colore superficie è il colore della vernice. Il colore volume è quello del colore del liquido, del vino, e il colore invece film, il colore illuminant mode, è quello che, di cui non si vede la provenienza. Un semaforo che proietta nella nebbia non si vede, si vede questo un colore illuminante. Ho fatto queste opere che si basano quasi tutte su questo principio. Sono dei pezzettini di cartone. L'osservatore vede solo il lato bianco, ma dietro voi vedete questi pezzettini di cartone sono pitturati con dei colori fluorescenti. Quando io illumino, ecco questa è una delle opere, quando illumino questa opera con la luce bianca, questa è quello che si vede un ordine geometrico, no? Si vede un ordine a raggiera, un ordine con dei cerchi, no? Nel momento in cui io passo a una luce ultravioletta che illumina, appunto, estrae il colore da dietro questi pezzettini di cartone, ecco che si perde completamente quello che è l'ordine geometrico e raggruppo per colore in zone colorate e quindi vedete come la percezione è assolutamente opposta. Questa è una, questa è un'altra, anche qui si vedono queste onde o queste linee dritte illuminate con la luce ultravioletta. Diventa questo, quindi aree cromatiche e non più dei continui. Questa è l'opera che ho presentato 2 anni fa alla Biennale di Mantova. Si basa, non so se funziona, sì, non funziona l'audio, ma fa niente. No, lo stacco perché sennò c'è riverbero. Comunque si basa su un'opera musicale di Philip Glass dove continuamente viene cantata la sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voi vedete che ci sono 4 quadri dove all'interno si vedono delle ombre dei numeri 1, 5, 2, 6, 7, 3, 4, 8 e delle trame diverse, ma vedete la base è assolutamente sempre uguale, questi quadratini uniformi, bianchi,
che appunto invece è il colore che è nascosto che rivela appunto queste trame. L'ultima opera che ho presentato alla Biennale di Mantova quest'anno si basa invece su un altro principio, sempre di percezione visiva, che è l'assimilazione del colore. E un colore non lo posso mai vedere isolato, il tutto è più della somma delle singole parti, il contesto, no? Non posso prescindere dal contesto, per cui il colore cambia a seconda di cosa lo circonda. Questo verde qui è assolutamente uguale a questo, ma percettivamente è completamente diverso. Questo rosso è assolutamente uguale a questo, ma è percettivamente diverso, no? Qui questi quadrati rossi sono uguali, questi quadrati rossi sono diversi, vedete? Questi qua sono tutti uguali, questi qua sono uguali fra di loro, ma diversi tra il giallo e il blu. Per cui ho fatto quest'opera qua, che si chiama Tramestio, praticamente sono delle scatole con delle trame intagliate al laser, vedete qui, tagliate al laser, e dietro queste trame ci sono appunto delle parti verniciate con dei colori fluorescenti. Quando vengono attivati questi colori fluorescenti, vedete che una scacchiera, un qualcosa che sembra perfettamente uniforme, lo vediamo qua, ecco, qui vedete è una scacchiera blu e rossa, di colpo diventa qualcosa di policromatico, quindi ogni quadratino appare differente dall'altro grazie proprio al colore che nasconde dietro. Questa è l'ultima opera che ho fatto. Se vi interessa, qualcuno magari l'avrà già letto, anni fa avevo scritto questo libro basato dove vengono raccontati questi principi di percezione visiva, è ancora disponibile, se vi interessa lo trovate. Tanto io non prendo più royalty su questo, quindi lo faccio solo per dovere di cronaca. Ok.